Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi andiamo a parlare di TAPO. Che cos'è TAPO? Che cos'è la C200? TAPO C200 è il modello della TP-Link. Smart Security, easy, facilissima, semplicissima. Insomma è questa videocamera di sorveglianza della TP-Link. Andiamola ad aprire, vediamo cosa c'è nella confezione. Andiamo a configurare, andiamo a smanettare, andiamo a trick e ballacche, eccetera, eccetera, eccetera. Apriamo, forbici, non ci servono più. Pacchettare, olè. Leggiamo la scatola. 1080p, alta definizione. Night Vision, fino a 8 metri. La micro SD può registrare internamente, supporta massimo 128 giga. Quanto fai con 128 giga? Valla a sapere, lo andremo a scoprire tra poco. Rotea a 360 gradi, rotea a 114 gradi, ha il sound alarm, ha il live view, ha la privacy mode, ha il two-way audio, cioè potete sentire e potete parlare con, tramite l'app nel microfono e la camera, insomma si sente quello che parlate. Per esempio c'è un ladro, prima che vi stacca la corrente, perché il ladro non stacca la corrente, ladro in ascolto, non staccate la corrente, voi potete dire: attento ladro, sto parlando, cioè non rubate niente, andatevi via di casa, e quelli se ne vanno col bottino, ma se ne vanno. Andiamo avanti. Scatola, qui c'è l'app da scaricare, va bene, non ci serve, mettiamo da parte. Cosa c'è? Manuale, quick start, guida in tantissime lingue, compreso Romania, Polski, Italiano. Eccola qua, semplicemente una pagina per lingua, quindi ci sono migliaia e migliaia di lingue, ma non stiamo qui a cincischiare con il manuale. Via il manuale, via questo fogliettino, via quest'altro. Questo è molto interessante e non so cosa serve, dovrò andare a leggere il manuale. C'è scritto 6 mm 6 mm, e poi è un adesivo, boh, forse la base. Ah ok, ho capito, bastava leggere. È una dima per fare i buchi precisi e magari attaccarla al muro, e questo vi aiuta a fare i buchi. Bravi TP-Link ad averlo messo. Questo niente, allora prima della camera andiamo a vedere il cavo di alimentazione, che è tutto uno. Qui la lunghezza serve, è molto importante. Andiamola a srotolare tutto, penso che è più di un metro, anche più di un metro e mezzo. Vediamo, ad occhio e croce, facciamo sempre alla buona, Questa a me mi sembra 2 metri e mezzo, se non di più. Fate voi, comunque vi lascio in descrizione il link per l'acquisto e opinioni, e comunque su Amazon, e comunque qualche caratteristica tecnica, magari le più principali, le più rilevanti. Poi, che cos'è? Ah, tutto per attaccare, stop, due viti e piastrina. Tutto in questa busta, che a noi non ci servirà perché sarà appoggiata ad un mobile, quindi non la useremo. Poi, di qua ci è rimasto quello, cioè non è che vado a tirare altre cose che non esistono. Telecamera, colorazione bianca e nera, stile Juventus. Qui sotto tre gommini in modo tale che sta ferma, immobile, insomma più o meno l'aiuta a stare ferma, magari con le motorizzazioni eccetera non si muove. Quanto esce l'alimentatore? Non ve lo dico. L'alimentatore esce a 9V 0.6A. Andiamo a vedere questa telecamera. Sopra un puntino, dovrebbe essere per il LED, non so, di notifica. Sotto un puntino, dovrebbe essere per il microfono. Dietro puntini, dovrebbero essere per gli altoparlanti. Dietro niente, scritte varie, certificazioni, via dicendo. Perfetto. Dietro abbiamo solamente l'attacco per andarlo ad alimentare, quindi questa sarà esclusivamente soltanto wifi, non potete connetterla via ethernet, ve lo scordate proprio. E ci dovrebbe essere anche la possibilità di mettere la micro SD. Dove si mette? Non lo so. Ma intanto la andiamo a collegare e vediamo come funziona l'app, e vi dico qual è e vi faccio vedere come si configura e tutto il resto. Poi voglio pure vedere dove sta lo slot micro SD, che è nascosto bene, non l'ho individuato. Si muove? Prende vita? Fa qualcosa? No, niente.
Ah sì, LED rosso acceso, non so se lo vedete. Sì, penso di sì. Due LED a destra e a sinistra degli infrarossi accesi. Oh, se questa non prende vita da sola, mi sa che bisogna avviare l'app. Vi ricordate questi che non servivano? Mi sa che servono. Questo è come si monta. Sto a fare da solo? Ah, ok, la memoria va messa. Vabbè, non lo faccio più. Sta a fare tutto da solo, ancora devo scaricare l'app. Ciao! Ciao, sono io! Ok, ho visto dove si mette la memoria. Posso toccarti? Girate questa sopra e la memoria va inserita qua. Pam! Bella nascosta. E d'altronde ci abbiamo anche un tasto reset. Non si sa mai, può essere sempre utile. Venite da questo lato che vi faccio vedere meglio, più da vicino la camera, e vi faccio entrare nel vivo dentro l'applicazione. Eccoci qua ragazzi, allora l'app si chiama Tapo Camera, la installiamo subito e vediamo se dobbiamo creare anche un'utenza o meno. Qualche istante che la scarica, la installa e l'apriamo. Ok, apriamo l'app Tapo Camera e come vi dicevo bisogna creare un'utenza e un'altra utenza è viva e metto un indirizzo email valido. Potterino10yahoo.it, inserisci una nuova password. Ok, perfetto. Dobbiamo verificare la nostra email. Seguo le istruzioni. Andiamo nelle mail. Tac tac, faccio subito. Ok, ho cliccato il link. Email verificata. Questo è il messaggio. Possiamo uscire dalle mail e da tutto il resto. Ok, questa è l'applicazione. Apriamola. Facciamo l'accesso. Clicchiamo su avanti. Aggiungi una telecamera alla vostra casa, toccare su più. C200. Alimentate la vostra telecamera e attendete circa 30 secondi fino a quando il lente lampeggia in rosso e in verde. In questo momento sta lampeggiando in rosso e in verde. Avanti. Diamo tutti i permessi che ci vengono richiesti. Questa è la camera. Servono 1 e 2 minuti, vediamo se fa tutto da solo in automatico. Attendiamo. Fatto in meno di 10 secondi. Clicchiamo su avanti. Dobbiamo selezionare una rete wifi, va bene questa. Anzi no, la cambiamo. Gli devo dire che si deve connettere a questa. Password. Dopo aver inserito la password clicchiamo su avanti. Attendiamo qualche istante. Il LED della telecamera dovrebbe essere verde fisso durante l'accoppiamento. Infatti così è. Quasi fatto, ci dice avanti. Nome del dispositivo. La chiamiamo camera cucina. Semplicemente perché questa camera sarà in cucina. Avanti. Cucina, 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 cucina. Ce l'ho. Eccola qua. Salva. Perfetto. Potete iniziare ad usare la vostra camera. Fine. Camera cucina. Eccola qua. Vediamo se clicco qui. Ah, già si sente. C'ho l'eco. Vediamo un po' come posso fare. Tutto schermo. Ok. La posso muovere col joystick? Sì. Ok. Mazza, un bel grand'angolo c'ha, eh. Proviamo a metterla qua. La giriamo. Ok, così è tutto giù. Mettiamola su. Perfetto, adesso facciamo un bel 360. Mi piace. Ciao. Ok. Ah, ok. Vediamo se ha finito il giro, può andare, no. Più di così no, e adesso tutto dall'altra parte, basta tenere premuto. Vai, 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 vai. E il 360 ritorna. Là.
Perfetto, ottimo direi. Quindi diciamo la scritta, ah no, la scritta gira con sé. Il là dietro dove c'è il filo è il 360 finale. Di qua sono i 180 gradi, come diciamo è giusto che sia. Perfetto, dai, andiamo a vedere l'app. Usciamo da qua. Ah, ne possiamo aggiungere ovviamente fino a 32 in una sola. Ci sente sempre l'eco, vabbè. Rilevamento, come si dice? Parla. Così, vediamo. Prova. Mi senti? Ah, però un po' bassino, eh. Aspetta, mi avvicino. Prova. Mi senti? Ok, dovete stare abbastanza vicini col microfono per aumentare il volume. Microfono della telecamera, altoparlante della camera, va bene, allora possiamo settare un sacco di cose qua. Come si disattiva il microfono? Questo microfono, microfono della telecamera, telefono, telefonata, prova. Ah, così poi possiamo a parlare. Muto, prova. Camera New, camera in cucina, qua IP, MAC address, versione hardware, versione firmware. Ovviamente c'è un aggiornamento da fare. Posizione, ok, cucina è rotazione video. Se la vogliamo mettere magari sotto sopra, quindi dobbiamo roteare il video. La attiviamo qua, vediamo? Sì, esatto. Ma noi non attacchiamo nessuna parte, quindi la rotazione video non ci serve. Il LED, se lo vogliamo attivare o disattivare, ci dà fastidio, non ci dà fastidio, attiviamo e disattiviamo da qua. Rilevamento di allarmi, rilevamento movimento, vogliamo una notifica, vogliamo l'alert, zone di attività, selezioniamo una zona di attività, questa, quella di nostro interesse, possiamo aggiungere zone, lo possiamo fare. Sensibilità il movimento, si possono regolare in basso, normale, alto. Poi questo me la vado a studiare per benino. Non potete ricevere nessuna notifica quando avete ricavato il movimento. Volete? Sì, andiamo avanti. Card, nessuna card. Registrazione locale la devo inserire, ce n'è uno proprio 228 da inserire. Ecco qua che mi ha rilevato il movimento. No, però così vediamo che se no rilevazione movimento. Via. Anzi no, non rileviamo le notifiche, cancella, fine, ok, vediamo, perfetto, fine. Impostazioni avanzate, account e telecamera, se ne è passo, informazioni display, data, ora, modalità privacy, spento, frequenza, luce, auto 50 e 60, correzione panel tilt, vediamo cosa fa. Fa un check up insomma della correzione pan e tilt. Fai da proprio di volta la telecamera in posizione predefinita, non sarà possibile utilizzare pan e tilt durante la correzione. Ok. Ok. Poi riavvia automatico, riavvio telecamera, rimuovi telecamera. E queste erano le impostazioni. Se io ritorno qua, questo è. Poi qui possiamo metterla a 1 o a 4. Se giriamo il telefono succede qualcosa? Assolutamente no. Se allarghiamo è già sì. Microfono della telecamera più basso possibile, così almeno non mi dà fastidio. Oh, ci siamo. Aggiungendo qui altre telecamere, tappando sul più. Ritorniamo qua. Mi sa che vi ho fatto vedere praticamente un po' tutto. Cosa è rimasto da farvi vedere? Cosa è rimasto da farvi vedere? La qualità auto, modalità giorno, modalità notte. Per esempio, se c'è poca luce, modalità notte si vedrà in bianco e nero. Eccolo qua. Infatti, si attivano gli infrarossi, vedete? Ok, rimettiamo in auto. Qui possiamo impostare la qualità, HQ o LQ. In alta o in bassa, magari se stiamo fuori, perché questo funziona anche quando stiamo fuori e non c'è segnale. Vedete, metto il 4G, tocca per aggiornare. Dicevo, tocca per aggiornare. Volevo dire, tocca per aggiornare e non funziona. Tap per aggiornare, va bene. No, non va bene, però... Perché non ti funziona? Dobbiamo aprire le porte? Non è di plug and play? Ritorniamo con il wifi.
WhatsApp per aggiornare. Ok, ci siamo. Telefonata, rilevamento, accesso, spento o acceso. È sempre quello di prima. Alert disattivati, così li attiviamo. Playback per vedere le registrazioni o le foto nella SD. E memoria, che in questo momento non c'è nulla. Ok, facciamo una bella cosa. Usciamo dall'app, proprio così. Attiviamo il 4G, ossia la connessione dati, e riattiviamo l'app Tapo Camera. Vediamo se funziona. Sì, infatti mi sembrava strano che non funzionasse. Vediamo se regge pure l'alta definizione. Ah, innanzitutto qui. Ok. Si muove. E l'alta definizione qua. LQHQ. Direi assolutamente no. Qua direi assolutamente sì. Perfetto. E adesso chicca, perché questa è compatibile anche con Alexa. Ok, non mi ha sentito. E non so con Google Home se. Proviamo prima con lei. Dunque, dove dobbiamo aprire l'app. Poi andiamo qua. Skill e giochi. Ignora. Cerca. Tapo C200. Tapo. Mentre l'altra che cos'era? Vediamo. Tapo TP-Link. No, è sempre Tapo. È la stessa skill, vero? Questo è Tapo TP-Link. E questo è Tapo, sì. Abilita l'uso. Dobbiamo accedere tramite browser qua con username e password, la stessa che abbiamo registrato e fatto accesso tramite l'app. Quindi questa password inserita, facciamo l'accesso, autorizza. La skill tab è stata collegata con successo. Possiamo chiudere questa finestra. Perfetto, scopo i dispositivi. Attendiamo questi secondi e deve rilevare la camera, si spera, vero Amazon? E infatti ha trovato una telecamera. Configura il dispositivo, fatto. Andiamo a vedere su tutti i dispositivi, no? L'ha messa qui? Eccola, telecamere, camera cucina, semplicemente si chiama camera cucina. E adesso andiamo di là e vi faccio vedere cosa possiamo fare. La aggiungiamo in cucina, c'è la cucina qua? Sì, cucina, modifica, aggiungi la camera cucina, salva. Perfetto, ci siamo. Camera cucina. Adesso venite con me. Qui ho l'Echo Show 5 e basta dire: Alexa, fammi vedere la camera della cucina. Ok. In attesa di Tapo. Vediamo quanti secondi ci vuole. Mi dispiace, il dispositivo camera cucina non risponde. Dai, benissimo, riproviamo. Alexa, fammi vedere camera cucina. Ok. Ah, beh, rispondi ora, eh? E questa è la camera. La possiamo comandare qua? No, possiamo ingrandire e rimpicciolire in questo modo. Qui c'è l'ora, la data, non possiamo fare nient'altro. Questo no, luminosità del display. Non abbiamo i comandi. Niente, basta. La possiamo solo visionare. Ma andiamo a vedere un'altra cosa? Sto davanti alla Fire Stick di Amazon. Proviamo. Fammi vedere la camera della cucina. Ok. Dai, questa mi sento che è buona. Questa è buona. Dai, Tapo, rispondi.
Ci mette un po', eh? Non è velocissimo, ma alla fine. Non proprio benissimo. Diciamo che si sta mettendo troppo. Allora, secondo me, sa come si risolve questo? Con un bel aggiornamento firmware che me lo stava chiedendo. Lo vado a fare e poi ci riproviamo subito. Ok, perfetto, versione firmware, andiamo qui. Questa è la nuova versione, ottimizza la connessione wireless, la performance. Aggiorna. E attendiamo. La telecamera si è messa a roteare di nuovo. Firmware aggiornato, verifica aggiornamenti, non ci interessa, questa è la build nuova. Fammi vedere la camera della cucina. Ok. Ed ecco qua, la camera della cucina vista dalla televisione grazie alla Fire Stick. Possiamo rotearla da qua col telecomando? No, solo vederla. Ah, e ovviamente non possiamo vederla tramite app. Fammi vedere la camera della cucina. Mi Le videocamere non funzionano su questo dispositivo. sembra ovvio, col telefono usiamo l'applicazione. Bene, ora abbiamo visto Alexa. Ok, e con Google funziona? Non funziona? Andiamo a vedere. App Google Home, clicchiamo su più in alto a sinistra, attiva dispositivo. Andiamo qua, ho già qualcosa, ho già configurato qualcosa. Gestisci account, dobbiamo cercare Tapo. Tapo, ci sta! E allora faccio subito i passaggi e vediamo se funziona anche col Google Home tramite il Nest Hub. Vediamo se visioniamo, se riusciamo a vedere la camera. Ok, perfetto, Tapo c'è, un dispositivo e questo è un buon segno. Andiamo ad aggiornare o vedere se l'ha messo. Tapo Smart Camera, eccola qua. Ovviamente non la possiamo vedere da qua, il video stream non può essere guardato qui, se è un dispositivo Chromecast. Lo devo mettere in cucina, quindi sto aggiungendo il dispositivo, gli sto dicendo che sta in cucina e siamo pronti. Andiamo a vedere. Ok Google, fammi vedere la camera della cucina. Mi dispiace, ma non riconosco il dispositivo. Prova a usare il suo nome. Così si chiama. Ok Google, fammi vedere camera cucina. Certo, streaming in corso da camera cucina su cucina. Sì, vabbè, che sta succedendo qua? Ok, funziona, funziona ragazzi, funziona, funziona, funziona. Ovviamente non posso fare niente, posso solo visionare. Allora posso pausare, sì, pausare, posso mettere in pausa, andare in rec, io mi risento la mia voce, va bene. Allora ragazzi, passo, parlo piano perché se non mi si sente con la camera, vediamo quanto ritardo c'è. Alzo il braccio adesso, alzato, vediamo per quanto si alza sullo schermo. Ecco, diciamo ci sono 3 anche 4 secondi di ritardo. Quindi ragazzuoli, siamo giunti alle conclusioni. Questa quanto costa? 40 € quando non è in offerta, altrimenti si trova in offerta, dipende, se offerta lampo anche a 25, altrimenti sui 30, comunque ne valgono tutti. Avete visto la compatibilità piena con Alexa, anche se qualche volta quando richiediamo di far visionare l'immagine non sempre ce la fa. Ed è un pochino lentino, eh? Speriamo in qualche aggiornamento magari che migliora la questione, magari è un problema di server o magari che ne so. Plastica. È plastica. Cos'altro mi manca da dirvi? Ha soltanto 2,4 GHz wifi e non è compatibile con la banda 5 GHz.
Ragazzi, come sempre, se il video vi è piaciuto lasciate un like, se non vi è piaciuto dislike. Mi raccomando, per qualsiasi curiosità, commento, dubbio, scrivetemelo qui sotto nei commenti, appunto sotto alla descrizione. Nella descrizione, link per acquisto su Amazon. I social, Facebook, Instagram, MGTV, TripAdvisor. Seguitemi, mi raccomando, Potterino 10 se siete nuovi e per la prima volta avete visto questo mio bel faccione. Iscrivetevi anche al canale, attivando la campanella per non perdervi i prossimi video che usciranno appunto qui dal canale, qui dal sottoscritto. È veramente tutto. Noi ci rivediamo ad un prossimo video. Ciao!